Imperatrice, Parisi, Noto, Brancaccio, ha vinto Giordano Di Crisci. Allenatore Zafano, a momenti dovrebbe iniziare la gara. Ricordo che i tempi, mi pare che siano questi, 40 minuti a tempo. Inizia la squadra della città di Torre del Greco. Batte la squadra, ecco, vediamo subito nelle immagini Cirillo, c'è anche Salvatore nelle immagini, ecco le immagini che sta in questo momento. Si parte, pallone per Pellecchia, il lancio in profondità, la Blue Devils contrasta, ancora i biancorossi in azione, cercano di essere determinanti, pallone che alla fine ci prova il regista, la palla, si tratta appunto di Cirillo, palla che viene ricoperta dalla Blue Devils, che in questo momento si avvicina nell'area di rigore, ma in realtà il portiere D'Ippolito blocca senza nessun problema. Pallone appunto per Salvatore in azione, città di Torre del Greco che cerca di essere determinante in questo momento per poter riuscire a sbloccare il risultato, e lo fa con grande determinazione e con grande carattere. Blue Devils batte la rimessa laterale, pallone a centrocampo per Castellano, città di Torre del Greco in azione, in questo momento perde palla, ancora la Blue Devils in azione, Blue Devils in gioco, lancio in verticale, palla fermata da Sorrentino, in azione, pallone che termina direttamente fuori. Si riparte con una rimessa laterale da parte della Blue Devils. Blue Devils in azione, stava venendo. Pallone in area di rigore, palla ribattuta dalla città di Torre del Greco che avanza da adesso con Cirillo, si porta in profondità, pallone in area di rigore, sfera che viene fermata dalla squadra della Blue Devils in azione, ancora in gioco, palla bloccata in azione adesso la squadra della città di Torre del Greco con Cirillo. Cirillo attacca, Cirillo in azione, affronta l'avversario, il tiro all'interno destro, ci prova Cirillo, ottima idea la sua, si propone alla grande l'attaccante biancorosso, pallone che termina alla squadra della Blue Devils in azione in questo momento, un tiro che però termina direttamente in porta, ma il portiere D'Ippolito sta ben attento nel controllare in realtà il gioco e quindi si prosegue con un fondo aria, batte appunto D'Ippolito, lancio in avanti, ancora la squadra della città di Torre del Greco in azione, colpo di testa di Sales, poi la volta di Salvatore, ancora in azione i biancorossi, cercano di lanciarsi in area di rigore, la Blue Devils, attenzione, sfiora il gol del vantaggio, la Blue Devils sfiora il gol del vantaggio con Castellano, quindi cross in area di rigore, pallone ribattuto, deviazione, palla fuori, rimessa laterale per la città di Torre del Greco in azione, Salvatore il suo sinistro termina direttamente in out, palla fuori, 0-0 il risultato tra città di Torre del Greco e Blue Devils, pallone a centrocampo per Iannicelli, preferisce, viene intercettato, Blue Devils in azione, ancora Castellano sul pallone, secondo l'arbitro è rimessa laterale a favore della città di Torre del Greco, Salvatore nelle immagini, rimessa laterale battuta, deviazione
da parte di Disumma. Blue Devils in gioco. Pallone in azione, sfera che termina fuori. La sfera in profondità, ci prova la squadra biancorossa. Palla che termina fuori. Momento di studio da parte delle due squadre. Ancora in gioco la squadra della città di Torre del Greco con Sorrentino. Attacca la squadra biancorossa, si fa vivo Salvatore. Sul laterale sinistro Cirillo piazza la palla molto bene, un bellissimo assist per Monile. La palla in area di rigore, ma la Blue Devils ferma il gioco. Deviazione, ottimo intervento da parte di Pannariello. Davvero ottimo intervento. Intanto è rimessa laterale. Biancorossi di nuovo che si lanciano in avanti, gestiscono la palla a centrocampo, ma poi è la squadra Blue Devils in azione in area di rigore, palla ribattuta. Ancora Blue Devils, tiro finale, palla che termina direttamente fuori. Fondo area. Batte il portiere, il lancio in avanti, sfera in profondità. Salvatore. Il lancio in verticale, ci prova la squadra, fallo, punizione. Di nuovo in azione Blue Devils, pallone che secondo l'arbitro è punizione. Il biancorossi in gioco. Ancora la Blue Devils che ci prova con Castellano. Pallone in area di rigore. Tiro finale, palla alta sulla traversa. Si riparte da un fondo area per la squadra città di Torre del Greco. Salvatore nelle immagini. Salvatore. Pallone in profondità. C'è un tackle. Palla all'indietro. Il lancio. Pallone per Disumma. Ancora Blue Devils in gioco nella propria area di rigore. Si continua a giocare con la squadra della Blue Devils in azione. Gioca una palla molto bene in difesa. Ancora la Blue Devils in gioco. Pallone in area di rigore. Siamo ai limiti, tiro finale. Palla alta sulla traversa. Fondo area. Il lancio da parte della città di Torre del Greco in azione. È
Ecco, attenzione, vi leggo intanto gli sponsor. Volevo leggere appunto gli sponsor di questa partita, gli sponsor che riguardano appunto diversi sponsor che sono intervenuti. Salutiamo appunto Buenos Suerte Viaggi, Crea Costruzioni Scenografiche, Cafe Street, Climatech, Punto Luce, Iore Renta, Raffinatos. Quindi sono questi gli sponsor di questa gara. Intanto biancorossi in azione. Di nuovo in gioco Cirillo, Cirillo in azione, attenzione, vicino in area di rigore, la palla viene ribattuta. Palla contrastata a centrocampo da Pellecchia. Fallo, punizione. In area di rigore il regista cerca di piazzare la palla al centro. Vediamo cosa succede. Tiro finale. Bellissimo questo gol! La città di Torre del Greco passa in vantaggio. Spettacolare il gol. Un gol spettacolare, bravissimo, professionale. Pellecchia mette a segno l'1-0. Un gol difficile da realizzare, carissimi utenti. Molto bravo il giocatore che ha saputo, il calciatore che ha saputo individuare l'angolino basso alla sinistra di Acunto. Città di Torre del Greco 1, Blue Devils 0. Bravissimo Pellecchia. Una punizione difficile da tirare, veramente è stato molto bravo il calciatore che ha saputo individuare il mirino giusto nell'angolino alla sinistra del portiere Acunto, ha spiazzato interamente il portiere, batte Nippolito, pallone che termina fuori. Secondo l'arbitro è controfallo, l'arbitro Lettieri della sezione di Torre Annunziata, eccolo nelle immagini. Ricordiamo gli sponsor, intanto si continua a giocare. Si continua a giocare, Pellecchia ruba palla, ancora Pellecchia in gioco. Pallone in area di rigore, sfera ribattuta, Blue Devils che spazza il pallone fuori. Deviato il pallone, ancora i biancorossi in azione. Ottimo lavoro compiuto da Cirillo. La sfera in profondità, la Blue Devils perde palla, si riparte da un fondo area. Davvero grande partita della città di Torre del Greco. Ripeto, in realtà gli sponsor di questa gara, che sono appunto Buona Suerte di Viaggi, Crea Costruzioni Scenografiche, Caffè Street, Climatech, Punto Luce, Iore Renta, Raffinatos, ecco perché che vuole viaggiare, ancora Cirillo in azione, può preferire Buona Suerte Viaggi, Buona Suerte Viaggi, è un'agenzia di viaggi che propone diversi pacchetti interessanti. Intanto rimessa laterale. Pallone in area di rigore, palla deviata, ancora di nuovo in questo caso Cirillo, intercettato il pallone, Blue Devils in azione, riparte, passaggio arretrato, perde palla, ancora i biancorossi, la città di Torre del Greco avanza, sera che però viene fermata. Lancio in profondità, sfera ribattuta. Fallo, punizione. Portiere, portiere, il 19 di Crisci. Di Cristo. Di nuovo punizione. Quindi
Punizione a fuori della città, Torre del Greco. Batte a Mitrano. Punizione, Pellecchia ci prova. E la finta, Mitrano. Vicino al gol, al raddoppio, la città di Torre del Greco. Interessante l'iniziativa anche questa volta. La squadra biancorossa, città di Torre del Greco, ha diversi giocatori quindi che esercitano il ruolo importante nel tirare le punizioni. Ancora i biancorossi in azione. Palla che poi termina in out. Sera oltre il centrocampo. Palla fermata. Di nuovo Blue Devils in azione. Attenzione. Palla che termina in out. Rimessa laterale per la squadra della Blue Devils. C'è un contrasto. Il cross in area di rigore. Si cerca una girata ma... Ottimo il lavoro compiuto, Blue Devils cerca di pareggiare il risultato e recrimina poi il calcio di rigore. Tutte le immagini si possono vedere su telesport.name. Intanto vola Cirillo, pallone per Di Cristo ancora in gioco, sera che viene fermata. Ancora la città Torre del Greco in azione, c'è l'avanzata da parte di Cirillo. Contrasta Blue Devils che può pareggiare il risultato, poi i biancorossi hanno la meglio. La sfera termina al portiere Acunto. Passaggio raso terra, Blue Devils in azione. Quanto carissimi utenti, siamo fermi sull'1-0, 1-0 a favore della città di Torre del Greco che sta vincendo questa gara. Under 17, girone E, campionato regionale. Di nuovo in gioco la Blue Devils, palla che viene fermata, attenzione. Di nuovo in gioco, palla in profondità, ancora in azione Cirillo, palla fuori. Blue Devils che contrasta l'iniziativa della città di Torre del Greco. Ancora città Torre del Greco in azione. Ottimo lavoro compiuto da Salvatore, palla per Amitrano. Sfera che termina fuori, rimessa laterale. In azione adesso la squadra Blue Devils. Palla per Asensio, perde palla, la riconquista Pellecchia. Secondo l'arbitro c'è un fallo. Punizione. Di nuovo in gioco. Pallone sul laterale sinistro. Sul laterale destro dei vostri schermi. Avanza adesso. Pallone recuperato, ottimo lavoro compiuto a centrocampo. Città di Torre del Greco che potrebbe mettere al sicuro il risultato raddoppiando. Contrasto, molto bravo, applausi del pubblico per Salvatore che intercetta Di Napoli. Intanto Blue Devils in azione, città di Torre del Greco in gioco. Pallone in area di rigore, palla parata e bloccata dal portiere D'Ippolito. Il lancio in area di rigore.
si continua a giocare con la squadra Blue Devils in azione, nulla di fatto, ancora Città di Torre del Greco in gioco. Pallone in profondità, palla che viene spazzata via. Con i biancorossi. Si cerca un tiro finale, palla bloccata dal portiere Di Ippolito e con le immagini che rappresenta la vera garanzia in porta. Possiamo dire che comunque la Blue Devils ha cercato di poter realizzare il suo proprio gol, diverse incursioni in area di rigore, indipendentemente adesso dal risultato. Ancora la Blue Devils in gioco a centrocampo. La finta per Castellano. Sfera per Bove, in gioco la Blue Devils, pallone in area di rigore. Castellano si gira e Castellano davvero ha realizzato una semirovesciata molto bella, che stava realizzando il pareggio. Ci ha provato già diverse volte per andare in rete il centravanti della Blue Devils. Fondo area, batte il portiere Di Ippolito nelle immagini. Biancorossi in gioco della Città di Torre del Greco, fallo, punizione. Pallone in profondità in area di rigore, sarà che viene fermata. Di nuovo la squadra con Pellecchia, Pellecchia in gioco, Pellecchia perde palla, Blue Devils, fallo, punizione secondo l'arbitro. L'arbitro Lettieri, ricordiamo, la Città di Torre Annunziata. E nel frattempo noi leggiamo anche di nuovo gli sponsor, che sono appunto Buona Serte Viaggi, Crea Costruzioni Scenografiche, Cafe Street, Climatec, Punto Luce, Your Rent, Raffinatos. Quindi punizione. Batte la squadra della Blue Devils sul pallone. 1-0 ricorda il risultato a favore della Città di Torre del Greco, rete messa a segno su punizione da Pellecchia. Il sinistro, pallone che termina al lato, ma ottima l'idea del giocatore di Somma, si riparte da fondo area. Il lancio. Ancora attenzione Cirillo, ci prova per la squadra Città che sta difendendo il risultato, la squadra Città Torre del Greco, intanto nelle immagini Salvatore. Pallone per ancora in azione Cirillo, la palla poi termina fuori, quindi fondo area. Ci sono due Cirillo, ricordo il regista e poi il centrocampista incontrista, è avanzato. Intanto si riparte con la squadra in azione. Pallone che viene fermato, ancora Blue Devils in azione. Blue Devils cerca di piazzare la palla al centro. Si gioca
alla destra dei vostri schemi. Secondo l'arbitro è la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco, quindi o è punizione, vediamo cosa ha deciso. Punizione a favore della squadra. Io ringrazio i complimenti, ringrazio Giovanna Ciccarelli, ringrazio Paola Norelli, Luisa Antonio Cicalese e Patrizia Imperato che stanno seguendo questa trasmissione. Mi scuso se non posso rispondere, ma sono in una posizione abbastanza delicata per quanto riguarda la trasmissione video. Intanto i biancorossi avanzano, ricordo il risultato per gli utenti che stanno seguendo la partita, 1-0 a favore della città di Torre del Greco, una bella gara, possiamo dire equilibrata, possiamo definirla sul piano tattico e anche tecnico. Ci sono delle risorse importanti, tutte le risorse sono importanti. Ancora punizione a favore della Blue Devils, batte Bove sul pallone, ecco le immagini, vediamo cosa decide. Pallone sul laterale sinistro, cerca di piazzare la palla al centro. Pallone sul laterale sinistro, ancora la squadra della Blue Devils in azione, il contrasto. Termina fuori, rimessa laterale a favore della squadra della Blue Devils che adesso attacca. Il cross all'esterno sinistro blocca il portiere d'Ippolito. Siamo verso la fine del primo tempo, ricordo il risultato 1-0 a favore della città di Torre del Greco, rete messa a segno da Pellecchia su punizione, una bella punizione. Colpo di testa finale di Sorrentino, la sfera termina direttamente al portiere che però si fa ingannare in questo caso, la sfera scivola fuori, quindi è corner. Si cerca di piazzare la palla al centro, palla fermata. Alla fine la palla termina in out ed è corner a favore della Blue Devils. Vediamo cosa succede in questa occasione. Vediamo cosa succede adesso. Il cross in area di rigore. Colpo di testa finale. Palla bloccata. È stata la volta di Cimmino che ha giocato un ruolo fondamentale su questo corner. D'Ippolito però si è impegnato severamente. Il lancio, palla oltre il centrocampo con la città Blue Devils in azione, palla in profondità, sfera bloccata dal portiere D'Ippolito. Palla in avanti, di noi in azione la Blue Devils, palla in profondità vicino al gol anche Castellano, anche se l'arbitro chiama la posizione irregolare, ecco Castellano. Intanto si riparte con una punizione, batte D'Ippolito, città di Torre del Greco in azione, fallo, punizione. Ricordo il risultato, 1-0 a favore della città di Torre del Greco contro Blue Devils. Batte adesso Sorrentino nelle immagini. Il cross in area di rigore vicino al gol, la squadra città di Torre del Greco. Di nuovo in azione Blue Devils, pallone sul laterale sinistro,
Palla fermata. Palla per Cimino. Il gioco viene sviluppato sul laterale sinistro. Pallone per Castellano in area di rigore. Castellano ci riprova. Vicino al gol Castellano, fondo area. Il cross di Castellano. Pallone in avanti. Sfera fermata. Il gioco portato in avanti da Asensio. Ancora Castellano. Il tiro finale, deviazione di Ippolito. È pronto a fermare ogni iniziativa. Quindi Salvatore. Pallone per Cirillo. Ma viene contrastato. Tutto di prima. Colpo di testa, sfera che termina fuori. Iannicelli sul pallone. Castellano in gioco. Pallone per Dotta, poi la palla ancora in gioco, la squadra con Bove. Fallo, punizione. Punizione per la squadra del Blue Devils in azione. Quando ci avviamo verso la fine di questa gara del primo tempo, 1-0 a favore della città di Torre del Greco. Il tiro finale, grande parata di Ippolito su una spettacolare punizione, su una spettacolare punizione della Blue Devils. Corner, pallone per Castellano, ancora Iannicelli, il cross in area di rigore, fallo, punizione. Punizione battuta, palla per Salvatore. Ancora la squadra della città di Torre del Greco ci prova a poter essere determinante. Salvatore in gioco. Cirillo, Salvatore. Palla per il centrocampista Cirillo, la sfera termina. Panariello, palla in profondità di Cristo, in area di rigore, potrebbe raddoppiare il risultato. Città di Torre del Greco vicino al gol. Paracunto, palla fermata da Cirillo. Di nuovo in gioco Bove. In azione, la sfera viene bloccata, di nuovo tiro finale, pallone che termina al lato, fondo area. Il lancio oltre il centrocampo, di nuovo in azione la squadra biancorossa. E la Blue Devils recupera. Deviazione. Bravo, bravo! Lascia il gol! Il cross Blue Devils vicino al gol.
Si ferma il gioco, punizione. Ancora squadra città di Torre del Greco in azione. Uno a 0, ripeto il risultato, a fuori della squadra città di Torre del Greco. Punizione, il destro, sfera in area di rigore, ancora Cirillo in gioco, si libera di un giocatore e ottiene il corner. Corner a fuori la squadra biancorossa, il cross in area di rigore devia il portiere, tiro finale di Cirillo, palla bloccata da Acunto. Ecco le immagini del portiere della Blue Devils, Acunto, tiro di destro, pallone a centrocampo. Sarà che termina fuori? Pallone direttamente nelle braccia del portiere Acunto. Lancio in profondità, pallone in area di rigore, ci prova la Blue Devils ma scivola il giocatore, pallone troppo lungo, palla troppo lunga per l'attacco, si riparte da un fondo area. Salvatore nelle immagini, avanza, pallone da sotterra, la sfera per Cirillo, pallone sul laterale sinistro, Cirillo ancora in gioco. Sfera che termina fuori. C'è una deviazione, corner per la squadra città di Torre del Greco. Dalla bandierina. Il cross in area di rigore, palla di ribattuta. Cirillo, la sfera poi viene ripresa dalla squadra della Blue Devils e c'è appunto una fuga sulla laterale destra. Ancora in azione il cross direttamente a D'Ippolito e la squadra città di Torre del Greco detiene di nuovo il possesso della palla. Palla fuori. Spera in avanti, pallone bloccato, fallo, punizione a favore della Blue Devils in gioco. Pallone in area di rigore, palla bloccata dal portiere senza nessun problema. E si ferma nel frattempo il gioco. Si riparte dopo aver riconsegnato la sfera col portiere D'Ippolito, pallone biancorossi in azione.
palla per Di Somma, sfera che termina fuori. Fallo, punizione. Uno a 0, ricordo, l'ho anche scritto a fuori della città di Torre del Greco, primo tempo. Pallone oltre il centrocampo. Sfera fermata. E c'è una punizione secondo l'arbitro. Dovrebbe essere punizione a fuori della Blue Devils, vediamo cosa succede. 4. Quando siamo nella parte finale della gara. Intanto mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. A 0 il risultato a favore della squadra città di Torre del Greco. Batte la Blue Devils. Di Somma, palla, il lancio, pallone in area di rigore, ci prova la squadra città di Torre del Greco che potrebbe passare in vantaggio, risultato fermo sullo 0-0. Ricordo di nuovo gli sponsor, ancora la squadra città di Torre del Greco in area di rigore, ancora la squadra città di Torre del Greco, tiro di sinistro, ottimo lavoro di Amitrano. Quindi buona serte viaggi, Crea Costruzioni Scenografiche, Cafe Street, Climatech, Punto Luce, Iore Rent, Raffinatos, che hanno sponsorizzato questa gara. Intanto della città di Torre del Greco, intanto in azione la squadra della Blue Devils, in azione. Pallone per Asensio, ci tira, attenzione, tiro, blocca il portiere in due tempi, ottimo lavoro. Ottimo lavoro compiuto, pallone oltre il centrocampo. Fallo, punizione. 0-0 tra città di Torre del Greco e Blue Devils, il cross in area di rigore e Blue Devils va vicino al gol con Cimmino, quindi fondo area. In azione, il lancio in profondità, palla fermata e deviata fuori. Rimessa laterale per la squadra biancorossa. Città di Torre del Greco in azione con Cirillo, ancora lui, anzi si muove anche Di Crisci. Di nuovo in azione, Blue Devils. Si gioca in orizzontale.
pallone che termina direttamente al portiere. In gioco la città di Torre del Greco sul laterale destro, pallone per Pannariello, ottimo lavoro compiuto in difesa, ma la Blue Devils continua a contrastare il gioco. Pallone per Bove, il cross ribattuto, deviato, di nuovo la Blue Devils in azione.